Ciao a tutti, sono Sofia e bentornati sul mio canale. Come potete vedere, oggi qui ho un ospite, la mia amica Alessia, che ho portato qui per fare un giochino divertente. Io ho selezionato quattro libri. Scusa. Lei ovviamente non ha la più pallida idea di che cosa questi libri siano, esatto? Non ho idea. E praticamente lei dovrà indovinare la trama basandosi solo sulla cover. Vediamo quello che viene fuori. Partiamo col primo, che dovrebbe essere abbastanza semplice. Questo è Midnight Crossroad di Charlene Harris. Tra l'altro c'è anche la sua facciona qua dietro. Vada. Allora, sicuramente l'ambientazione principale è durante la mezzanotte. Perché si chiama così? Non lo so, non ti posso dire niente. E c'è questa città un po' sperduta. No. Allora, rettifico. La città si chiama Midnight perché c'è un cartello e ha 261 abitanti, quindi direi che è un paesello ambientato in Texas. C'è scritto qua, è un piccolo aiuto. E cosa succede in questo paesello? C'è qualcuno, c'è questa strada qua che ci passa questo pick up e secondo me c'è tipo una balla di fieno che passa perché siamo in Texas. La riconosci questa autrice? No, non la conosco. Perché? Perché è l'autrice di Steakhouse. Ce l'hai presente che sia? Ok, allora niente, era un indizio. Ma cosa succede in questa città? Secondo me ci sono tipo dei misteri. Ci sono dei misteri e questi... Secondo me ci sono tipo questo gruppo di ragazzi che devono... Vogliono tipo andare alla ricerca, a scoprire quale mistero sta succedendo in... A Midnight, questa città del Texas. Hai indovinato? Sì. No, zero proprio. Allora, io non ho letto questo libro, ma so la trama, bene o male. Praticamente sì, è ambientato in questa cittadina del Texas che si chiama Midnight. E praticamente c'è questo, mi sembra, personaggio che vuole vivere una vita tranquilla o qualcosa del genere. Si trova in questa cittadina che però è la casa di vampiri, streghe, menate varie. E praticamente lui o lei, non mi ricordo, questo personaggio si ritrova a vivere, diciamo, questa, tra virgolette, avventura, è tipo una commedia, slash storia d'amore, slash. Lei, la Suckiest House, è quella di True Blood. Ci sarebbe arrivato. Era un indizio, ma più o meno è così, insomma. Sul mistero un po' c'ero. Un pochino. Più o meno. Andiamo adesso con... Pure di Juliana Baggott, che è uno dei miei libri preferiti. Allora, capisco che la copertina non è che dia proprio tutta questa. Allora, c'è questa farfalla. C'è una farfalla in un. Non capisco se è una terra o se è una teca. La forma non mi sembra di una terra, quindi probabilmente è dentro una teca. E questa farfalla che deve essere pura. Parla dell'estinzione delle farfalle, questa. Cioè, questa farfalla qua che sta in una teca. Che non, e in pratica viene tipo. Alimentata. Viene nutrita questa farfalla. Grazie a tipo dei cibi che vengono passati sotto la teca. In modo che questa farfalla poi si possa riprodurre. Fare un bozzolo. Cioè. È il romanzo sulla farfalla, c'è solo la farfalla come personaggio. Dietro c'è una farfalla argentata, quindi vuol dire che poi dopo la farfalla blu trova la farfalla argentata, si sposano. Un romanzo d'amore di farfalle, scusate. Farfalle. No. Allora, non c'entra niente con la farfalla. Questa dovrebbe essere in teoria una terra, ma capisco che stoppia un attimo. Più che altro perché qui si allunga. Esatto. Comunque, la trama di questo romanzo è un romanzo post-apocalittico in cui questa forse è una bomba, ecco che cos'è.
praticamente a un certo punto vengono giù delle bombe. Praticamente una bomba separa le particelle e l'altra le fa ricrescere velocemente, uh-huh. Per cui le persone che non sono morte nella varie esplosioni delle bombe, praticamente le persone si fondono con gli oggetti con la quale erano in contatto in quel momento, oggetti, persone, animali, per cui la protagonista ha il braccio, mi sembra, sinistro, che si è fuso con una bambola. Poi c'è tipo il nonno che si è fuso con il ventilatore, per cui tipo qui non riesce bene a respirare. C'è l'altro, un altro dei protagonisti che è fuso con delle farfalle sulla schiena. Praticamente parla delle loro avventure, della loro sopravvivenza, perché tipo quando raggiungi 16 anni o qualcosa del genere, il governo ti porta via o qualcosa del genere. È un romanzo molto molto interessante che io consiglio sempre perché è molto bello. Tra l'altro il primo è stato tradotto in italiano, il resto no. Però lo consiglio, sì, sono tre volumi. Il terzo romanzo è Illumine, dei Lumine Files, number one, di Amy Kaufman e J. Christoph. Questa non ha neanche la copertina, cioè, guardate, non ha la copertina. Quindi però, diciamo che la copertina è molto indicativa di quello del contenuto. C'è un'esplosione, un fuoco. No. Guarda come anche sotto, guarda la sottocoperta. Ah, ok, è tutto tipo file medico, poliziesco, qualcosa. Ma infatti no? Qui c'è scritto, guarda. Ok. Comunque secondo me parla tipo di questi... secondo me parla di un'apocalisse che è successa, o un'esplosione o qualcosa, perché c'è tutte queste fiamme, ok? E di questi pazienti qua, che paziente 01, anche se il libro va bene, va bene, mi rispondo da sola. Qui c'è scritto: prima sopravvive, poi dice la verità. Quindi c'è questo apocalisse, e questa qui, secondo me, è tipo una guida per sopravvivere all'apocalisse. Questo è un sci-fi mystery scritto sotto forma di file, di email, di registrazioni. E dentro, vedi, sono anche cancellate. Sono cancellate delle cose. Ci sono file, email, codici del computer, menate varie. Praticamente è un mystery slash storia d'amore sci-fi. Apocalisse? Non c'entra niente. Credo sia ambientato nello spazio, su una navicella spaziale o qualcosa del genere. E perché c'è il fuoco? Non è il fuoco, è lo spazio. Guarda. No, sembra fuoco. Perché è rosso, però se fosse tipo nero, vedi che sono le nebulose. E allora perché non hanno fatto nero? Perché rosso fa più porca figura. Il prossimo libro è The Great American Whatever di Tim Federle. E prego. Allora, la come si chiama? L'immagine questa qua sembra il pezzo che è tipo nei cinema qua in America, in pratica tipo sopra all'entrata dei cinema ci sono queste cose qua, mm-hmm. Dove ci sono tipo tutti i titoli del film. Quindi mm-hmm. Secondo me è tipo un parla tipo di uno show o comunque di un movie che può essere in questo teatro o cinema, che lo show si chiama in questo modo. Secondo me parla tipo dello stereotipo americano che si crede tipo superiore a tutti quanti, ma non lo siete. Questo romanzo Young Adult che ha come protagonista questo ragazzino che vuole diventare uno screenwriter, uh-huh. E quindi lui si diverte a fare i film con la sorella. Quando la sorella muore, lui si ritrova a dover affrontare la morte della sorella, ma viene, diciamo, oltre ad affrontare la morte della sorella, deve anche affrontare il fatto che tipo si prende una cotta per questo ragazzo del college. E praticamente deve ritornare, diciamo, alla sua vita dopo la morte della sorella. Allora, questo era il tag challenge, o non so che cos'è. L'Alessia è andata malissimo. Ho scelto questi romanzi perché comunque mi sento anche di consigliarveli. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se conoscete questi romanzi o se, come l'Alessia, vi siete ritrovati a indovinare di che cosa potesse trattarsi. Lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, noi vi mandiamo un bacione grande 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 e noi ci vediamo nel prossimo libro e noi ci vediamo nel prossimo video senza l'Alessia. Ciao!